Ciao, sono Giampaolo Mucci, alias GP Mucci. Da diversi anni, da tutta una vita lavoro sulle motociclette e da un paio d'anni produciamo accessori d'alta gamma per motociclette d'avventura. Volevo presentarvi il nuovo paracoppa per la Morini Xcape, ma in realtà mi ha fatto un video 6 mesi fa per presentarlo e siamo finalmente pronti solo oggi, ma siamo pronti. Vi spiego perché siamo così in ritardo. Non siamo mai velocissimi, però questa volta abbiamo esagerato con il ritardo. Di base il primo prototipo che avevo fatto, che era sulla moto di un amico che si chiama Carlo, per cui l'avevo fatto, e ha venduto la moto con il paracoppa sopra. Già recuperare il paracoppa ci è voluto un mese e mezzo, una cosa così. Poi trovare un'altra Morini da lasciare ferma qua, da tenere qua in azienda e lavorarci sopra, ha richiesto un sacco di tempo. E poi grazie ad Alfonso Renna, che è venuto giù da Torino, mi ha lasciato qua la moto un mese, è stato gentilissimo, ti ringrazio Alfonso, siamo riusciti a portare a termine il progetto. Vi faccio una premessa: la Morini Xcape è una moto molto divertente da guidare, anche su strade sterrate, ha una bella ciclistica, ti permetterebbe di fare tante cose, ma senza una protezione per il motore non dovete usarla come off-road. Perché ci sono delle aree che potrebbero essere seriamente danneggiate. Per esempio, la marmitta è completamente esposta, passa sotto il motore. Scendere da un marciapiede e sbattere la marmitta significa sicuramente danneggiarla. Molto peggio la coppa dell'olio. La coppa dell'olio è una zona è critica e per come è realizzata si vede che questo motore non è pensato per una motocicletta che deve prendere dei colpi nell'area del motore. E anche fissare degli accessori di protezione alla coppa dell'olio è un rischio notevole, perché per come è strutturata questa coppa dell'olio, lo potete vedere nelle foto che mio figlio metterà da qualche parte qua, ci sono questi nottolini, sono fatti in un modo che un urto potrebbe spaccare sia il nottolino che tutta la coppa dell'olio, lasciandovi a piedi, e se non siete veloci a spegnere il motore è da cambiare. Inoltre, il Morini non ha, è una moto con un motore appeso, non ha una culla, no? come per esempio il Teneré, ma molte moto non hanno la culla, per esempio i KTM 790, 890, i 990 o la recente Aprilia Touareg non ha una culla. Per come è però fatta la coppa dell'olio della Morini Xcape, io ho deciso di progettare il nostro paracoppa in un modo particolare. Adesso vi spiego come l'abbiamo fatto. Ok, abbiamo deciso di realizzare un telaietto in tubi d'acciaio, abbastanza leggero ma robusto. Questo viene fissato posteriormente a degli attacchi, a un punto molto robusto del telaio, qui. Anteriormente viene fissato a un altro punto molto robusto del telaio, sia a destra che a sinistra, e poi il telaietto vi arriverà già fissato dentro il paracoppa, il tutto viene fissato assieme e si trova a lavorare assieme, quindi la robustezza è data sia da questo robustissimo alluminio in 3 mm di spessore che dal telaio in tubi d'acciaio. L'alternativa sarebbe stata fissare il paracoppa solo qua e solo qua, e non avrebbe garantito abbastanza protezione. Il fatto di utilizzare acciaio e alluminio ha permesso di tenere un po' più sottile il paracoppa, il fondo del paracoppa. Normalmente io sul Thor per T7, per il Touareg, uso del 5 mm di spessore, ma questo avrebbe portato il peso, visto che questo è un paracoppa molto grande, perché ho deciso di proteggere anche il catalizzatore, e avrebbe alzato il peso molto di più che non avere anche un telaietto dentro. E per cui ho deciso di realizzarlo in questo modo, per tenere il peso più contenuto. Il paracoppa di per sé non pesa tanto, è sui 3 kg. Complessivamente con l'aggiunta del telaietto sotto siamo a cavallo dei 5 kg. C'è però da dire che è un peso che è sotto la moto, a parte che tutte le sue barre plastiche così non è che non pesano nulla.
però i pesi sotto la moto sono poco avvertibili durante la guida ed è molto più rassicurante per me guidare una moto ben protetta che non una moto più leggera ma che rischio con un sasso o con una pietra di spaccare tutto. Allora, come materiali? Materiali abbiamo usato l'alluminio perfetto per questa tipologia di lavoro, lo dico sempre nei miei video, però magari se non li avete visti ve lo spiego, noi di mestiere lavoriamo lamierati principalmente d'alluminio, lavoriamo 50-60 tonnellate di alluminio all'anno, quindi facciamo questo lavoro dai primi anni 90, dalla fine degli anni 80, quindi un pochettino sono inserito nel mestiere. E questo è l'alluminio, il materiale perfetto per questo tipo di lavorazione, è duro ma si può piegare ed è perfetto. Questo ho deciso di non saldare questo paracoppa come invece molti degli altri Thor vengono saldati e ho deciso di fissarlo tramite rivetti specifici, rivetti strutturali. Questo per due motivi: uno, mantenere una linea molto netta e decisa come un po' la linea della Morini, ma due, mantenere il costo finale di questo prodotto accessibile, perché non volevo produrre un paracoppa che già c'è molto lavoro in questi telaietti che sono tutti saldati, aumentare, cioè saldare anche questo significava vendere questo paracoppa a 600 euro che sarebbe stato improponibile, no? Soprattutto per una moto che nasce con una moto di gamma media. Quindi abbiamo deciso di optare per questa soluzione. La linea è molto, in questo modo, è molto netta, è molto decisa e alcuni dicono che questo è il paracoppa più bello che io ho realizzato. E potrebbe anche essere vero. Vi ho spiegato il perché e il per come è fatto così. Adesso vi spiego alcune caratteristiche e qualità. Normalmente mi piace insistere sulla questione sicurezza e protezione. Questa volta parto invece da una cosa su cui ho lavorato tantissimo ed è la linea. Allora, faccio una premessa. La Morini Xcape ha una bellissima linea, a me piace, è una moto che piace. E non è stato facile realizzare un paracoppa che non andasse a peggiorare la linea della moto. In realtà questo è il quinto paracoppa che ho fatto. E gli altri li ho buttati. Perché facevano il lavoro che fa questo a livello di protezione ma peggioravano drasticamente il linea della moto. È stato un lavorone, è stato un lavoro che mi ha smosso un pochettino emozioni, nel senso che a un certo punto avevo pensato anche di buttare via tutto e dire vabbè la Morini non la faccio. E poi invece una mattina sono entrato in azienda, un colpo dal cielo, ho visto una cosa, no, potrei fare così ed è venuto fuori questo che secondo me non solo non peggiora la linea della moto, ma delle due la completa. Quindi ne sono particolarmente soddisfatto. Vi dico anche che questi due modelli che ho sul tavolo non sono proprio, sono quasi finiti, ma non sono proprio i modelli definitivi. Cambiano alcune cose, per esempio questo è il frontalino definitivo. Ci sarà questo lato un po' più alto e questa finestra fatta in un modo differente, qui esce lo scarico, ok? Ed è più facile da montare rispetto a questi, la versione definitiva. Sarà facilissimo da montare, vi rimandiamo già che con quattro viti voi li montate. Vi dico un paio di cose a livello di protezione. La parte più sollecitata, non fate caso agli spessori perché questi due fianchetti sono in realtà in acciaio, sono due demo. La parte più sollecitata è questa del paracoppa. Questa ha una parte in 6 mm, qui sotto sul fondo è 3 mm, ma ci sono delle barre di acciaio da 3 mm, quindi anche lì e dei tubi che passano da qua, quindi è una zona molto robusta. Ho deciso di proteggere anche il catalizzatore, perché il catalizzatore arriva fino qua. Mi sembrava sciocco risparmiare qualche, in effetti un po' di peso di alluminio, ma fermarmi qua e al primo brutto colpo distruggete il catalizzatore. Siamo stati molto attenti a creare una ventilazione notevole, il paracoppa è molto aperto davanti
E poi, grazie a un consiglio di Carlo, il Kiddo Nannini, abbiamo deciso di realizzare questa grondaietta. Non so se si vede. Abbiamo deciso di realizzare questa grondaietta perché la ruota sparava, quando non c'era, nella prima versione, sparava fango e riempiva tutto il radiatore. Mentre invece con questa grondaietta qua non abbiamo risolto il problema, nel senso che l'acqua, il fango si accumula principalmente qua e torna giù. Basta, questo è il nostro prodotto, spero che vi piaccia tantissimo e divertitevi con la Morini, è una moto da usare in fuoristrada, ma ve lo ripeto, non usate l'Escape fuoristrada senza un paracoppa. Ciao. No, che ciao. Scusate, mi sono dimenticato una cosa importante. Abbiamo finito tutti i test, i paracoppa sono pronti. Li stiamo assemblando, quindi entro il 10 di luglio siamo pronti a spedirli. Il prezzo che abbiamo deciso di vendita è 300 euro più IVA, più spese di spedizione. I colori saranno neri oppure color alluminio grezzi, diciamo non verniciati. Se avete bisogno di qualsiasi informazione, siamo qui, contattateci. Ciao!